Nel momento in cui... Ok, adesso sì. Accettate tutti. Allora, buonasera a tutti. Partiamo con la serata che abbiamo organizzato, dove, come l'altra volta, abbiamo deciso di incontrare i gruppi studenteschi. In un momento storico in cui usciamo da un cambio di governo, da un cambio di ministro dell'istruzione, dove già c'è anche un cambio del nome del ministero, dove siamo arrivati al ministero per il merito, di cui magari troveremo anche una spiegazione stasera. E, d'altra parte, usciamo da un periodo della parte finale dell'anno scolastico scorso e l'inizio della scuola dopo un periodo estivo abbastanza tranquillo, dove si sono mossi di nuovo i gruppi studenteschi. C'è stata, a mio parere, o a nostro parere, insomma, un sobbollire di nuove realtà anche di gruppi giovanili, e con loro vogliamo un attimino discutere di farci raccontare che cosa hanno portato in piazza, cosa hanno discusso, e soprattutto presentare, lo faranno direttamente loro, la prossima manifestazione, che a breve, il 18 di novembre, dove porteranno delle nuove istanze. Allora, partirei per ordine in senso orario dal collettivo studentesco solidale, o Pietro o Elena, chi vuole. Certo, allora, principalmente dopo la grande manifestazione, che per noi è stato il più grande successo per la morte di Lorenzo Parelli e dell'anno scorso, di gennaio dell'anno scorso, il nostro collettivo è andato sempre più a aumentare, ma soprattutto a organizzarsi. Siamo diventati sempre più organizzati e abbiamo cercato sempre di più di dividerci in sottogruppi per portare avanti la lotta e in generale il nostro obiettivo di portare coscienza studentesca. E quindi abbiamo preso un po' l'estate per organizzarci. Subito dopo l'estate, però, siamo riusciti a mostrare questi risultati organizzativi dell'estate, quindi anche la scrittura del manifesto che c'è stata quest'estate, in varie riunioni che sono funzionate molto bene, assemblee, siamo andati alla manifestazione, abbiamo portato un discorso, abbiamo portato le nostre idee alla manifestazione per il clima del Fridays, abbiamo cercato anche di aiutare nell'organizzazione, infatti siamo stati tra le organizzazioni che hanno organizzato questo Fridays. Niente, secondo me si possono vedere dei grandi risultati, ma soprattutto dall'interno, per il nostro sviluppo dell'organizzazione di quest'ultimo periodo. Udo, Giacomo, anche tu una breve presentazione. Sì, allora, io sono Giacomo Marangoni, faccio parte dell'Associazione Universitaria, Unione degli Universitari di Udine. E, ho scritto un piccolissimo intervento in cui, innanzitutto, ci tenevo a ringraziare Anna Filardo e Proprietà della Scuola di Udine, perché ci permettono, ed è questa la nostra occasione, per dire la nostra. Avevi già tu presentato l'oggetto della discussione, ovvero l'aggettivo merito, che è stato inserito nella dicitura del Ministero dell'Istruzione, che adesso diventa Ministero dell'Istruzione del Merito. Un merito di facciata, essenzialmente, un merito propagandistico che non tiene conto della realtà in cui tutti noi viviamo, abbiamo vissuto e vivremo ancora, in tutti i livelli di ambienti scolastici. Infatti, in nome di questa meritocrazia, abbiamo creato degli ambienti malsani che sono spinti solo per un miglioramento della persona, così dicono, ma in verità vogliono solo stremarci e spingerci verso un'eccellenza che sappiamo tutti che non è possibile. Infatti abbiamo riportato dei dati che ci tenevo a condividere dell'indagine Chiedimi come sto, che è stata promossa dall'UDU a livello nazionale, dalla Rete degli Studenti Medi e dalla SPI-CGL, i cui dati sono davvero incredibili, ovvero il 60,3% degli studenti intervistati è molto preoccupato della propria salute mentale. Nel periodo post-pandemico il 26,4% ha pensato di lasciare gli studi. La frequenza alle lezioni è diminuita notevolmente per il 24% degli studenti. Il 60% vede invece il proprio futuro come precario e critico. E allora noi dobbiamo farci delle grandi riflessioni come il mondo dell'istruzione, il mondo dell'università si stiano evolvendo. E questo perché ci sono dei problemi che vanno ben oltre il semplice ambito economico, ma riguardano tutta la società, quindi che l'ascensore sociale è guasto e quindi siamo in una fase di stasi sia sociale che politica che non ci permette di portare avanti le nostre istanze in un periodo in cui, come è stato ricordato, i nostri diritti sociali e civili sono messi a dura prova da quello che succederà in questi mesi che abbiamo davanti.
Sofia, MSPF. Appunto, io faccio parte del Movimento Studentesco per il Futuro e che come organizzazione è attualmente affiliata all'Unione degli Studenti. E, diciamo che comunque durante quest'estate e lo scorso anno abbiamo cercato anche di... ci siamo posti come obiettivo quello di creare una rete di collettivi, di movimenti studenteschi anche sul territorio, poiché appunto il Friuli diciamo che non ha una cultura storica di movimenti studenteschi, ovvero soprattutto recentemente sono nati nuovi collettivi, nuovi movimenti anche dopo quello che è stato il Covid. Noi stessi siamo nati in seguito a una manifestazione fatta contro la DAD. E anche successivamente alla manifestazione per l'ambiente fatta recentemente, abbiamo cercato di creare una rete tra i vari collettivi e i vari movimenti presenti sul territorio, come XR, appunto il CSS. E, diciamo che comunque noi vorremmo cercare di portare avanti questa coesione tra i movimenti, e appunto in vista anche della data che è quella del 18 novembre, la data lanciata dall'Unione degli Studenti. E, inoltre diciamo che come movimento cerchiamo di rivendicare alcuni punti principali riguardo la scuola e di portarli anche alla portata di tutti, puntando soprattutto sull'accessibilità e appunto per permettere anche chi non è politicamente istruito di comprendere appieno, diciamo, i diritti dei quali possiede e anche i problemi che ci sono all'interno dell'istituzione scolastica. Vediamo se Beatrice riesce a parlarci perché aveva dei problemi tecnici. Guardate, scusate, stasera un parto, non mi vedete, ma ci sono. Scusatemi, adesso dopo che rispondo a questa cosa qua cercherò di uscire. Comunque, no, allora io parlo oggi a nome dell'Unione degli Studenti e sono pienamente d'accordo su quello che ha detto Sofia, nel senso che la scuola come sta venendo trattata negli ultimi tempi, diciamo così, è appunto molto emblematica la parola merito, che è semplicemente uno specchietto per le allodole, dato che il merito, almeno secondo noi, è un'illusione, nel senso che non esiste nel momento in cui non si parte dalle pari opportunità. Di conseguenza, la scuola del merito è da farci una riflessione su cosa effettivamente significhi. E spero che magari anche questa sera, grazie all'apporto di idee diverse, punti di vista diversi, e specialmente anche età diverse, che secondo me è molto importante, si riesca a fare, diciamo, anche un focus su quello che effettivamente significa cambiare la prospettiva della scuola e da renderla da pubblica e accessibile a tutti e tutte a meritocratica, che secondo me è un passo molto importante che sarebbe importante capire. Sì, allora riprenderei il giro con una domanda un po' ampia, nel senso che siamo passati da governi che appunto hanno tolto la parola istruzione pubblica, stiamo parlando ancora del governo, sì, del ministro Berlinguer, se non mi ricordo male, e dove praticamente si è fatto, da lì in poi c'è stato un'azienda lì, un accesso dalla parte delle aziende private all'interno dell'istruzione pubblica in punta di piedi inizialmente, e poi pian piano, insomma, c'è stata tutta un'infrastrutturazione appunto per la costruzione degli stage esterni di lavoro per quanto riguarda gli studenti, tutti i sistemi di per quanto riguarda soprattutto le scuole professionali, ma anche per i licei, per dire, fare solo un esempio, si è imposto questo tirocinio presso le aziende che non necessariamente gli studenti mi sembravano interessati a fare. Ecco un po' il tema di questi passaggi delle varie scelte ministeriali, è un po' quello che io mi sono sempre chiesto, no? Perché si cerca di risolvere un problema di preparazione al lavoro
Ecco, adesso anche ti vediamo, Beatrice. Problema di preparazione al lavoro che agli studenti sembra in realtà non essere particolarmente pressante, o perlomeno io da ormai vecchio studente ho sempre pensato che di base le cose importanti è avere i concetti in testa, poi a lavorare si impara in tempi molto brevi, ma si è cercato di risolvere problemi non richiesti, quando invece vedo che nelle vostre istanze i problemi non riguardano l'inserimento nel lavoro, se non quasi mai. Si parla soprattutto di... Parlo per l'università, di accesso agli studi, accesso a case che abbiano un prezzo, una tariffa ragionevole, agli studenti dei superiori di istituti che non siano fatiscenti, tetti che non cadano in testa, parliamo di mobilità sostenibile, parliamo anche di temi che non sono legati strettamente alla scuola, come può essere appunto il riscaldamento globale. Ecco, vorrei un po' capire cosa pensate voi. Cioè, io ho la sensazione che chi amministra cerca di risolvere problemi non richiesti, si crea delle soluzioni, le impone, e l'ascolto da parte degli utenti, parliamo anche dei genitori, non solo degli studenti, è un po' lasciato lettera morta per poi andare a risolvere problemi di altri che non sono gli interlocutori della scuola. Ripartiamo con lo stesso giro, a meno che non ci sia qualcuno che vuole partire per primo, basta alzare la mano, io lascio la guida a voi. Se nessuno vuole parlare, noi ci saremmo, nel senso. Vai, vai. Ok, allora, diciamo che sono molto d'accordo con quello che dici. La scuola punta moltissimo, poi dipende da dirigente a dirigente, almeno in questo periodo, a dare delle risposte molto semplici, che non sono per niente concrete, che hanno sempre un sacco l'alone del contentino. Cioè, personalmente, io vedo sempre di più una mancanza reale di ascolto agli studenti, che però viene messa dietro questa grande figura di carta, che è un cercare di ascoltare gli studenti, cercare di capire cosa vogliono, cercare di un attimo portare avanti le battaglie collettive. Basti pensare a tutte le varie scuole che hanno permesso agli studenti di andare al Fridays senza, cioè giustificando l'assenza, quindi senza dare l'assenza, che sembra una cosa piccola ma in realtà vale molto per una manifestazione. Però poi dopo come le scuole realmente si vanno a interfacciare con la questione ambientale è ogni volta molto triste, che poi dipende da caso a caso, o per l'amore del cielo, però è sempre molto triste. Per la questione invece degli stage, della lotta a questo sistema di stage, è un qualcosa che ovviamente, come ho detto prima, noi conosciamo molto bene. Noi portiamo ancora avanti l'eredità di quella che è stata la manifestazione per Lorenzo Parelli, in cui abbiamo parlato, abbiamo portato in piazza un sacco di studenti e non solo, per ricordare il ragazzo morto qua a Udine in una delle nostre scuole per colpa di questo sistema. Però portiamo avanti questa lotta, con la ricerca di risposte, non tanto per abolire lo stage, per lottare contro tutto questo sistema di stage, perché materialmente noi ci rendiamo conto che una scuola delle valli, una scuola della bassa, un liceo professionale, cioè un liceo professionale, una scuola professionale, non ha le capacità economiche per avere gli strumenti adatti per portare avanti quello che è il loro insegnamento. Però allo stesso tempo c'è l'antitesi del questo non è un altro modo se non il modo più facile per le aziende di entrare nella scuola, in quello che, come hai detto molto bene tu, è un processo che va avanti da molti anni, quello dell'aziendalizzazione delle scuole, che soltanto adesso ha il picco con la questione della meritocrazia nelle scuole, che non esisterà mai, perché ovviamente non può esistere meritocrazia nell'imparare. E quindi vediamo come le aziende entrano nelle scuole, però da un certo punto di vista noi ci rendiamo conto come studenti che c'è la necessità, in parte, una necessità puramente materiale, meramente economica, perché non ci sono i soldi per avere gli strumenti in tutte le scuole, non ci sono i soldi per tutti i laboratori. Quindi noi andiamo a chiederci o prendiamo la via delle aziende oppure andiamo a cercare un'altra via, ovvero andare a vedere dove vanno i soldi, perché non ci arrivano i soldi per questi strumenti. Penso sia un po' in realtà anche assurdo il fatto che sì, insomma,
si possa pensare la scuola venga meno rispetto all'essere in mano alle aziende se lo Stato continua effettivamente a togliere i fondi che servirebbero all'istruzione, che già prima non erano abbastanza, ma ora ancora meno perché ne hanno tolti altrettanti. E ovviamente anche per quanto riguarda l'alternanza servono dei fondi e se si pensa che una scuola da sola possa farcela è totalmente sbagliato ed è ovvio che poi si ricorre a appunto venire supportato in maniera in materia economica da aziende privatiste, quindi poi effettivamente aziendalizzare ancora di più la scuola, renderla ancora di più una scuola della precarietà alla fine. Vorrei dire due cose che premono molto alla comunità universitaria, essenzialmente mi ricollego a quello che diceva Pietro, sono d'accordo con quello che affermava, e in particolare per noi il tema per gli universitari, soprattutto per gli universitari fuori sede, è il tema degli affitti. Adesso in questo periodo con l'inflazione, l'aumento del caro vita e tutto, anche c'era, mi ricordo questo titolo molto pomposo del Messaggero che diceva affitti più 11%. E cosa fa l'Università di Udine? Invece di restaurare, di ristrutturare la casa dello studente di Via L'Ungheria, che per chi magari se la ricorda, c'erano moltissime persone che trafficavano, io me la ricordo ai miei primi anni delle superiori, poi nel, penso, 2017 o 2018 è stata chiusa, e adesso di recente l'università ha voluto stipulare un contratto con un ente privato, Casa Burgarte, in zona stazione, in Via L'Europa Unita, proprio per sistemare degli alloggi. Si tratta in questo caso di 90 alloggi contro gli oltre 270 che c'erano in Via L'Ungheria, questo per... Si parlava anche prima di, a livello antisismico, non era una struttura adeguata. E, tuttavia, è un investimento estremamente importante, si usano i soldi del PNRR, quindi è proprio un investimento che deve aiutare tutta la collettività, e invece si tratta che quel locale diventeranno sostanzialmente degli uffici di proprietà della regione. Noi come UDU abbiamo fatto il possibile, i nostri rappresentanti che sono usciti sul giornale, sono andati a parlare con assessori, hanno portato la mozione in consiglio comunale, è stato fatto il possibile, purtroppo non è stato abbastanza, perché il problema, che penso possiamo essere tutti d'accordo, è il fatto di quanto siamo effettivamente ascoltati, perché le nostre istanze non vengono davvero valorizzate. Noi facciamo il possibile, però a volte la sensazione, ma dai livelli più bassi ai livelli più alti, è di avere davanti un muro. E questo ovviamente si porta anche a quello che diceva prima Pietro sul fatto che adesso tutta la filiera dell'istruzione, e filiera è un termine che alla fine io richiamo il mondo industriale, ed è davvero, stiamo diventando davvero un'azienda che produce persone solo per il loro lavoro, quindi l'utilità esistenziale culturale alla fine si sta andando a perdere anche all'università, io porto questa esperienza. Non so se Sofia voleva dire una cosa. Vai. No, vai. No, io volevo giusto ricollegarmi a quello che ha detto Giacomo, perché mi trovo estremamente d'accordo. Nel senso che, cioè, secondo me, tutto questo discorso sull'aziendalizzazione, sui PCTO, l'alternanza scuola-lavoro, i percorsi FP, che sono tutte modi diversi per dire in fin dei conti la stessa cosa, l'aziendalizzazione delle scuole, ma ci sono tantissimi altri aspetti che potrebbero essere esaminati. Ad esempio, la mia scuola, adesso io faccio parte del Convitto Paolo Diacono, come Sofia, è diventata una sorta di TED, anche se non si chiama così, ovvero un liceo scientifico per la transizione ecologica. Tutti questi aspetti, queste sfumature qua, in realtà ti riportano ad un unico fattore, che è quello che si è perso il senso della formazione. Io sono andata in prima quest'anno a far leggere ai ragazzi di prima lo statuto degli studenti e delle studentesse, dove viene esplicitamente detto che la scuola non deve formare lo studente solo a livello nozionistico, ma deve formarne la personalità, deve farlo diventare un cittadino autonomo della comunità, fondamentalmente. Questo è il senso che si è completamente perso, nel senso che ora la scuola è diventata
una, come ha detto benissimo Giacomo, una filiera per produrre dei lavoratori e delle lavoratrici non pensanti, perché questo in fin dei conti è. Quando noi parliamo di trasformare o abolire l'alternanza scuola-lavoro, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, non è perché lo vogliamo fare perché non abbiamo voglia di fare niente, perché riteniamo, perché siamo fortemente convinti che la scuola debba avere un ruolo trasformativo della società. Di conseguenza, se noi andiamo a agire su questi percorsi, è ovvio che andremo a agire fondamentalmente sulla generazione del futuro, nel senso che nel momento in cui a noi il mondo, fondamentalmente il mondo lavorativo in questo caso, non ci va bene, agendo su questi aspetti qua andremo a agire ovviamente anche su quello. Quindi sì, sono pienamente d'accordo su quello che è stato detto prima riguardo all'ascolto. L'ascolto, non c'è ascolto, c'è sentire gli studenti, che secondo me sono due cose un po' diverse, nel senso che loro ci sentono nel momento in cui noi diciamo quello che vogliamo sentirci dire. Difatti non è vero che non c'è coinvolgimento studentesco, ma c'è coinvolgimento studentesco delle eccellenze magari. Cioè, fanno parlare molto gli studenti, fanno parlare le eccellenze, quelli che sono bravissimi, che frequentano i licei migliori, che hanno i voti migliori. Quelli fanno parlare, quegli studenti lì, perché fa comodo, perché sono strumentelle al sistema, mentre chi è scomodo, chi magari porta la voce delle persone che non hanno le forze, non la voglia, non hanno il coraggio di farsi sentire, lì allora sì che l'ascolto manca, ma perché semplicemente noi non siamo considerati nel sistema come una voce possibile da ascoltare. Boh, ma due studentesse alla Bocconi sono state le prime che durante la loro proclamazione hanno detto di essere state laureate in una cattedrale nel deserto e non erano affatto felici di quello che succedeva intorno. Quindi anche chi è nelle scuole di eccellenza qualche volta ha gli occhi ben aperti. Sì, ma anche c'è stato un discorso molto bello di una studentessa che si è laureata alla normale di Pisa riguardo a questo, Sì. però c'è cioè, il problema è uno su quanto. Ad esempio, c'è cioè, secondo me un discorso che immagino Giacomo possa capire molto bene, è quello della valorizzazione delle eccellenze, nel senso che pochi giorni fa è stato pubblicato su numerosissime testate giornalistiche il caso di questa ragazza modella che si è laureata in anticipo in medicina, cioè questa valorizzazione estenuante delle eccellenze che porta con sé un bagaglio enorme di problematiche che non voglio affrontare nel dettaglio, però che Giacomo sicuramente saprà affrontare meglio di me, è questo è l'ascolto che il sistema dà agli studenti. Sofia? Sì, sono pienamente d'accordo con ciò che è stato detto adesso. È ormai da anni che studenti e studentesse scendono in piazza per rivendicare attenzione su cose che per loro sono importanti, varie tematiche che sono importanti per tutti gli studenti e le studentesse. E coloro che le mani che hanno, cioè coloro che hanno in mano questo governo e che hanno importanza decisionale nei fatti non prendono in considerazione. O appunto, come diceva adesso Beatrice, ok, magari vengono ascoltati, se ne parla perché va bene, se ne può anche parlare, però non vengono date risposte effettive e concrete che risolvano effettivamente le grandi problematiche all'interno del sistema scolastico. Per quanto riguarda i corsi PCTO, diciamo che sono un po' un evento eclatante, ne abbiamo visto anche in Friuli, come riportavano prima gli eventi dell'anno scorso. E, diciamo che appunto l'abolizione dei corsi PCTO, ma in vista di cioè in vista di formare persone e cittadini consapevoli dei loro diritti sui luoghi di lavoro. La scuola italiana invece ha ancora questa arcaica idea di formare lavoratori, nel senso più pratico della questione. Questa cosa si potrebbe risolvere anche sfruttando magari i laboratori e vedendo in modo diversa l'alternanza scuola-lavoro. Però ci sono altre grandi problematiche, secondo me, all'interno delle scuole. Prendiamo per esempio il benessere psicologico. Non c'è assolutamente cura per il benessere degli studenti. E anche la valutazione costante, magari eccessiva ogni tanto. E la scuola per merito, come si diceva prima, diciamo che svaluta e mette in come si dice?
in concorrenza gli studenti tra di loro. Ed è un concetto totalmente sbagliato dell'istruzione, perché appunto la scuola serve a formare individui che poi saranno liberi nella vita di pensare ed avere un principio razionale, no? Nel ragionamento. E invece vengono totalmente privati della propria personalità, visti tutti come appunto numeri, macchine pensanti alle quali bisogna infondere nozioni senza appunto prendere in considerazione delle personalità e delle diversità delle varie persone. Quindi sì, questo principalmente. Diciamo, mi hanno colpito alcune frasi, no, che avete detto fino ad ora. Una frase, per esempio, prima del collettivo, crescita sempre più grande, no, di questi movimenti, no, di queste rappresentanze giovanili a livello territoriale, nazionale. Mi colpisce il dato dell'UDU, 63,3% degli studenti preoccupati per la propria salute. E il Movimento Studentesco per il Futuro lotta per l'accessibilità, e poi il merito è un'illusione, la valorizzazione delle eccellenze estenuante, e poi il tema dell'alternanza fuori scuola-lavoro, appunto formare lavoratori, poi però se pensiamo con aziende chiudono, quindi è paradossale, no? E qui mi ritorno al dato proprio della preoccupazione che gli studenti hanno della propria salute, proprio secondo me per la consapevolezza della realtà in cui viviamo, sociale, no? Socioculturale. E a questo punto vi chiedo, in vista del 18 novembre, alla luce di tutte queste importanti frasi, importanti parole che voi avete stasera pronunciato qui con noi, e vi ringrazio nuovamente, cosa porterete il 18 novembre? Che cosa volete dire alla comunità? Sì, chi vuole, insomma, liberamente, chi vuole partire? Vai, Pietro. Io stavo prendendo il microfono per dire vai te, Beatrice, però non serve. Boh, diciamo che il 18 novembre dal punto di vista del collettivo è molto una risultante di tutte le lotte che abbiamo portato avanti fino adesso. È come se fosse un checkpoint all'interno della nostra lotta, della nostra militanza di quest'ultimo anno, che dobbiamo passare e dobbiamo farlo con orgoglio e portando ancora più forte tutti insieme le proposte e le urla che abbiamo portato in piazza fino adesso. Noi infatti porteremo avanti sia le lotte nuove, sia i nuovi progetti che stiamo portando quest'anno, per esempio il progetto con la rete degli studenti in medie, con l'MSPF sulle carriere alias, sia però allo stesso tempo porteremo ancora le nostre idee e le nostre domande sulla questione stage. E soprattutto porteremo ovviamente insieme all'MSPF e insieme alla rete degli studenti quello che sta un po' diventando il tema cardine degli studenti, almeno delle superiori di Udine e provincia, per unirci, ovvero il tema del benessere psicologico, che ovviamente in questa chiamata sentiamo ancora di più dopo i dati spaventosi che ha tirato fuori Giacomo. Quindi porteremo insieme tante lotte differenti, rimanendo un po' però su questi tre pilastri. Se posso aggiungermi io, allora, manifestazione del 18 novembre, ho già più o meno indicato quali sono le nostre priorità, però vorrei sottolineare anche un tema, che è il tema dell'ambiente, che comunque negli ultimi anni è sempre più emerso a livello di dibattito pubblico. C'è stato un momento di grande splendore, diciamo, qualche anno fa con Greta Thunberg, però dopo è andato perso perché ci sono sempre cose più importanti, un po' questo benaltrismo che a volte ci stanca davvero tanto. Per cui adesso che c'è stata la manifestazione negli ultimi giorni di settembre, i Fridays for Future, che abbiamo partecipato noi e tutte e molte altre di queste associazioni, e per cui vogliamo portare avanti anche questa battaglia, perché è una battaglia che riguarda essenzialmente noi. Come UDU abbiamo anche promosso, perché ci sono le varie commissioni all'interno dell'università, su cui dopo vorrei anche spendere altre due parole,
un servizio, il servizio di carpooling, per cui per diminuire l'impatto ambientale del tragitto casa-università, oppure anche le giornate ecologiche che servono per la pulizia di tutti gli ambienti delle varie sedi dell'Università di Udine. Mi preme inoltre sottolineare la grande importanza che bisogna dare al risalto e anche bisognerebbe davvero investire di più a livello monetario sugli sportelli universitari di ascolto, perché è un periodo che può essere per alcuni davvero stressante, pesante, e il fatto di sapere che ci sono altre persone che lo vivono così ti può davvero aiutare a dare uno sprint in più, una marcia in più, e quindi secondo me bisogna che ci sia anche una volontà di ascolto che passi da tutti, sia dai livelli più alti della sfera universitaria, sia tra noi comunissimi studenti e anche tra gli studenti che vogliono impegnarsi per il benessere di tutta la comunità universitaria, comunità accademica. Per cui mi viene, per ricollegarmi a quello che si diceva prima sul fatto che i giovani, gli studenti, investono il loro tempo in quello in cui credono, allora dico che i corpi intermedi, che siamo anche noi, alla fine anche noi siamo dei corpi intermedi, devono e hanno l'obbligo di dire la loro, di farsi sentire, e anche però deve esserci dall'altra parte una volontà di farsi ascoltare, sia a livello di mediatico sia a livello politico. Quello è un dato incontrovertibile, penso che le manifestazioni sono da sempre il modo migliore in cui farsi sentire, che è quello a cui puntiamo anche come UDU. O le serate di passo. Sofia? Sì, allora noi scenderemo in piazza il 18 novembre per evidenziare e rivendicare ogni carenza, diciamo, strutturale all'interno del sistema scolastico. E rivendicheremo quelli che sono, secondo me, le tematiche fondamentali e principali. E appunto, per esempio, il benessere psicologico di cui abbiamo parlato anche prima, l'abolizione dei corsi PCTO. Inoltre, diciamo, vorremmo anche puntare su una maggiore rete di rappresentanza, poiché appunto la figura del rappresentante è molto svalutata, o comunque la maggioranza degli studenti non sono a conoscenza dell'importanza che è questa figura, sia per rappresentare l'idea e la voce del corpo studentesco, ma anche per cambiare le problematiche della scuola, e anche in ogni scuola, anche nelle cose più piccole. E appunto c'è questo problema della rappresentanza che vorremmo cercare di risolvere, anche per formare gli studenti, anche formando gli studenti su quella che è la rappresentanza e qual è l'importanza di questo strumento per cambiare le scuole. E come vogliamo noi, con lo studente protagonista della scuola, come dovrebbe essere, come non è evidentemente. E, sì, anche la questione climatica, diciamo che a livello generazionale, secondo me, è uno dei punti che stanno più a cuore agli studenti e le studentesse. E anche e soprattutto il diritto allo studio, di cui... Vabbè, secondo me durante l'anno di DAD ci siamo resi conto di quanto la scuola venga messa all'ultimo posto e niente, questo anche lo vediamo dai tagli dei fondi alla scuola. E quindi il 18 novembre noi scendiamo in piazza per rivendicare ciò che è importante per noi e la scuola che vorremmo e che non abbiamo, e appunto per essere noi studenti protagonisti della nostra scuola. Beatrice? Allora, mi trovo perfettamente d'accordo con tutto quello che è stato detto prima di me, quindi non entrerò nel merito del perché scendiamo in piazza. Io ci tengo a sottolineare una cosa. Il 18 novembre non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché nel momento in cui noi costruiamo un processo politico sano, democratico, all'interno della città di Udine, ma della provincia di Udine, il corteo del 18 novembre sarà veramente un punto di partenza, perché noi vorremmo veramente creare un'alternativa ad un sistema che sta effettivamente soffocando la nostra generazione in una scuola che non è fatta per gli studenti, ma è fatta per il sistema, non è fatta su misura del singolo, ma è fatta su misura dello stampino che il singolo, a cui il singolo deve adattarsi per entrare perfettamente nel sistema che ci è stato costruito. E questo processo politico che noi stiamo cercando di instaurare è un processo politico radicale
e specialmente diciamo in opposizione al sistema scolastico e di conseguenza in realtà al sistema di tutto, perché ci tengo a ribadire un altro punto che ha toccato bene Pietro, è il fatto che non si possono scindere determinate questioni dalla questione istruzione, nel senso che noi quando ci dicono perché date tanta importanza alla scuola, nel senso che cos'è la scuola, perché la scuola ha appunto un ruolo trasformativo, nel senso che noi non è che agiamo sulla scuola perché ci interessa la scuola di per sé, ci interessa la scuola di per sé perché la scuola noi riteniamo abbia un punto, sia un punto nevralgico della nostra società, di conseguenza non si può scindere la questione dell'istruzione dalla questione sociale, dalla questione ambientale, dalla questione del benessere psicologico. Questo si chiama l'intersezionalità della lotta, nel senso che nel 18 novembre noi scendiamo in campo portando tutta una serie di divertenze e tutta una serie di rivendicazioni che sono, diciamo, ad ampio raggio. Quindi noi il 18 di novembre cercheremo di costruire veramente un'alternativa valida e di mostrare a tutti gli studenti e le studentesse di Udine e provincia che non devono per forza crescere e studiare e vivere in fin dei conti come gli è stato imposto, ma possono cercare un'alternativa, costruirsi un'alternativa e partecipare ad un'alternativa sana, democratica e possibile, che secondo noi è appunto fattibile anche nel nostro piccolo. E quindi una scuola che è più un punto di trasformazione delle persone, che non necessariamente crea lavoratori, una scuola che voi non rifiutate, come fosse un posto brutto dove vivere, anzi che volete migliorare, ma dove si richiede che questo spazio sia, di comfort per riuscire a crescere in maniera, diciamo, se, non, oppressiva, con dei criteri ampi, dove si cresce la persona e non necessariamente solo la persona preparata. A me una cosa che mi colpisce, penso che chi vive l'università o chi l'ha vissuta in passato, è che in effetti quello che si parlava prima dei centri di merito o dei centri di eccellenza sia un tema che in realtà andrebbe allungato nel tempo, nel momento in cui si è tolta gran parte della ricerca dai singoli centri universitari per portarla in grossi macrocentri nazionali. Che è stata un po', secondo me, una sconfitta dell'università, perché in realtà si è creato questo gruppo di università dove è stata persa completamente la ricerca, o in buona parte si è rimasti solo con la ricerca teorica, si è persa un po' quella sperimentale, e si è andato a creare un gruppo di università didattiche e altre università invece appunto di eccellenza, dove la ricerca è bella presente un po'. E poi si racconta la favola dell'università anglosassone, dove si fa tanta esperienza, ma in realtà là tutte le università hanno dei grandi strumenti e grandi risorse e riescono ad affrontare nei singoli istituti una buona eccellenza. Ecco, questa è un po' la cosa che mi un po' deprime personalmente. Poi è chiaro, quindi voi il 18 non scendete in piazza solo per migliorare la scuola, ma scendete per chiamare delle istanze per il futuro in senso lato per la società. Quindi non è una concezione egoistica della manifestazione, ma una visione un attimino più umana e una ricerca di una società migliore. Ecco, io penso che con questo, io, se volete aggiungere qualcosa, avete tutto il diritto di farlo, altrimenti chiuderei la serata, se non altro ringraziandovi in maniera affettuosa, per usare un termine brutto, siete stati meritevoli della vostra presenza e questa buona serata si conclude, secondo me. Elena, puoi parlare. Io volevo aggiungere anche il fatto che, diciamo, il 18 scenderemo in piazza anche per dimostrare, in un certo senso, che tutte le questioni che portiamo, tutte le varie sfaccettature che portiamo riguardo l'istruzione, la scuola e il nostro modo di viverla, il modo in cui vorremmo viverla, sta anche nel. Non sono questioni personali, sono questioni collettive, sono questioni che devono essere ascoltate proprio perché collettive e essendo tali c'è anche il fatto che non siamo più disposti a rinunciare ad esse perché le riteniamo fondamentali e riteniamo ci vengano riconosciuti tutti i diritti che ci spettano. Da Mi questo verrebbe da punto. dire scissione delle lotte nella lotta alla fine, no? Per resistere ed esistere protagonisti come si diceva, della comunità, perché poi sono tante cose che si scindono per qualcosa di unico, no?
Per cui un po' è questo la forza, no, di quello che voi dite. Ed è importante, importante. E grazie ragazzi, veramente grazie. E niente, che dire, Duca, ci vediamo il 18 novembre in piazza, no? Dipende dall'orario in cui lo fanno, però sì, se è possibile, volentieri. C'è qualcun altro Ah, che sì. vuole fare la chiusa al posto mio? È giusto, eh. Non dovrei farle io le chiusure di queste serate. Noi comunque vi aspettiamo il 18 novembre in piazza, quindi io mi accodo solo per dire una cosa, vi ringrazio anch'io molto per l'ascolto, siccome nonostante io sia una nativa digitale sono evidentemente digitalmente imbranata, quindi scusatemi il ritardo in ogni qual caso. Apprezziamo molto il fatto che effettivamente ci sia una, diciamo, collaborazione tra i vari, diciamo, punti di vista sul mondo dell'istruzione, nel senso che tutti gli aspetti che si legano al mondo dell'istruzione sono diversi, appunto, studentesco, universitario, i genitori, i docenti, anche i dirigenti, cioè sono tutti, diciamo, aspetti della scuola che secondo noi dovrebbero anche, lavorare insieme laddove possibile. Quindi grazie per l'ascolto. Se nessuno aggiunge niente, allora chiudo la serata, ringrazio di nuovo tutti e alla prossima. Va bene. Grazie mille a tutti. Buona Grazie, serata. buonasera. Arrivederci a tutti.